Ehi, bentornati! Le Seraphim hanno debuttato da pochissimo e, come vi avevo detto, ci avevano dato soltanto un piccolo assaggio delle loro potenzialità. Ora, pian pianino ce le stanno svelando, ma poco 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 per volta. E a questo giro hanno deciso di far vedere un pelino, leggermente, di darci un attimo un assaggio delle loro capacità dal punto di vista vocale. Ecco qua che arriva un video di una cover di Chaewon e Yunjin che non vedo l'ora di sentire. Soprattutto potremo, secondo me, avere un assaggio dei loro vari range vocali, perché per ora abbiamo avuto prevalentemente registri bassi, anche se chi conosce Chaewon dalle Eyes One ha più o meno presente quali siano le vocalità, e uguale chi ha visto Yunjin in Produce 48 più o meno ce l'ha, ma secondo me rimarremmo secchi. Prepariamo i testamenti perché qua secondo me ci fanno schiattare. If I'm gonna break down, I'm a break down, pretty yellow myself. Sentite anche tutte le imperfezioni che rendono ancora più bella la voce. Ecco, questo registro così basso non gliel'avevo mai sentito nelle Eyes One e sono molto contenta di sentirlo, anche perché solitamente nel K-pop si tende a preferire i registri alti, a sentire le note quelle alte sparate, e molti cantanti vengono considerati più bravi soltanto perché hanno un range più alto, ma non è così, non è assolutamente così. E sono stupita della sua stabilità nei registri così bassi, ha un controllo pazzesco. Non sembra nemmeno faticare. C'è il falso mito che cantare più basso sia più facile che cantare più alto, ma in realtà è molto difficile cantare a un registro basso e mantenere il controllo e la stabilità, e lo ha fatto veramente veramente bene. Oh ragazzi, io sono già stupita perché non mi aspettavo questo da Chaewon, e conosco la sua voce, l'ho sentita per 2 anni e mezzo nelle Eyes One, quindi, e anche di più perché l'ho sentita da Produce, quindi wow, cavolo! Questo invece dovrebbe essere il suo comfort range, diciamo. Aiuto. Ok, ciao Yunjin. Yunjin, dai dai dai. Oh! You know the bed feels warmer sleeping here alone. You know I dream. Lei ha la voce molto cool e calma. L'ho vista un po' rispetto al solito, quasi senza fiato, come se fosse tipo nervosa. Non vorrei che la canzone non fosse adatta tipo al suo range. È stata bravissima, Però sembrava molto più a suo agio Chaewon con la sua cover, nonostante fosse un range a cui non mi aspettavo che lei fosse adeguata, diciamola così. Yunjin invece è stata molto meno instabile e un pochino imprecisa, però comunque sempre tanta roba. Secondo me non è la canzone adattissima a lei. Qua è già molto più a suo agio. I want you to
Ragazzi, Chowon mi sta lasciando veramente senza parole. Mi sto ricordando perché era una delle main singer nelle Eyes One. Tra l'altro, cavolo, hanno due stili totalmente diversi. Chowon è molto più tipo angelica, carina, la voce dolcina, nonostante i suoi bassi mi abbiano stupito. Mentre invece Yoonjin è molto più stilosa, si sente che è molto più americana. In realtà a me Yoonjin lascia molto più stupita quando canta e balla rispetto ad adesso che ha cantato soltanto ferma. Forse i brani scelti non erano adattissimi a lei, non come mood, perché come mood ci stavano tantissimo. Magari però come range o come velocità l'ho vista poco carica rispetto al solito. Mentre invece con le coreografie riesce ad avere quella carica lì nella voce che in questo caso è mancata. Non so come mai. Mentre Chowon... Oh, ragazzi, io ero convinta di guardare questo video e di dire vabbè dai, Chowon, ci hai provato, lo sappiamo che sei brava, però Yoonjin, Yoonjin. Invece Chowon, oh, si è saputa difendere alla grande. Magari in Fearless non riesce ad emergere con la vocalità, ma qua... decisamente sì. È un tipo di voce timbro che ad esempio in Corea piace moltissimo perché è molto dolce, perché arriva a range anche molto alti e allo stesso tempo lei riesce ad avere anche tanta potenza nella voce. Adesso però avrei la necessità di sentirle cantare ancora e ancora e ancora e ancora, tipo qualunque cosa, perché sono curiosa di sentire di più le loro voci e sarei curiosa anche di sentire le voci degli altri membri del gruppo. Ad esempio Sakura ho notato che è migliorata in una maniera pazzesca, non era così quando era nell'Eyes One. Non so cosa abbia fatto in questi mesi in cui non era più nel gruppo o se semplicemente era già migliorata quando era nell'Eyes One, ma semplicemente erano talmente poche le line che non si riusciva a sentire questo miglioramento. Mentre invece in Fearless si sente proprio. Fatemi sapere cosa ne avete pensato di queste cover, se siete rimasti stupiti anche voi di alcune vocalità loro e se avete video da suggerirmi scrivetemeli nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!